Buongiorno Mario, a posto? Tutto bene. Tutto bene. Peccato per il risultato però, perché la partita l'avete fatta, avete provato a vincere fino alla fine, però non ce l'avete fatta. Sì, certo, abbiamo lasciato tutto nel campo, penso che noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo fatto tutto veramente, abbiamo provato tutti i tiri, i cross, anche abbiamo fatto le occasioni belle. Sì, penso che il gioco c'è, che la squadra c'è, con quello gran lavoro e con la voglia continuiamo e penso che possiamo arrivarci dove vogliamo. Ecco, ti sei trovato nelle condizioni di poter segnare un bel gol con la posizione centrale, ma sembrava quasi che volessi aspettare il tuo compagno da poter ripassare la palla, poi hai pensato di poter fare tutto da solo. Sì, ho fatto una finta che torna la palla. Ah, era una finta, sì, bravo. Che passa la palla dietro e dopo mi sono girato da solo e fatto il gol. No, voglio dire solo che sono in servizio della squadra e che mi dispiace perché non abbiamo vinto. Però spero che faccia ancora di più gol per la squadra, che la squadra vincerà. Ecco. A questo punto devi cercare di tirare di più, perché insomma anche questo può essere un problema, no? Tante volte fate delle bellissime azioni, entrate in area di rigore, però pochi tiri da fuori, forse è una delle soluzioni che il mister richiede anche per cercare di sbloccare partite difficili come quella con la Provercelli. Certo, quella è la cosa che io devo cercare di più, penso che ogni giocatore deve migliorare. Diceva anche la controllare che nell'ultima ha fatto un inizio incredibile, poi un grande livello andate a fare, poi nella parte finale un po' in campo. Come lo vedi? Sei d'accordo o comunque? Posso, penso che noi siamo fisicamente forti, veramente forti, perché abbiamo fatto un ritiro perfetto, abbiamo lavorato anche di più rispetto all'anno scorso. Io mi sento fisicamente bene, tanto bene, ho anche freschezza, penso che parte di fisicamente non ho il problema. Penso che mi ascolti un po' il mio lavoro, perché con Dai non lo so, io vedo con gli occhi differenti, perché io gioco un ruolo specifico esterno sinistro. Devo cercare la palla lì, allora alcune volte anche non riesco a prendere la palla, però fisicamente come ho detto prima mi sento benissimo, ho fatto ogni allenamento sul ritiro, come da tutta la squadra, solo vedo in ogni allenamento che abbiamo la forza fisicamente sicura. Un inizio così non la sostituirà? Sarà così, com'è il morale di quella squadra è sempre stato un grande, perché dopo ogni partita noi siamo, dopo parliamo, cerchiamo una soluzione, il morale è lì, sappiamo che siamo forti, non so che dire, il morale c'è, solo che manca un po' di risultato. Anche penso che anche il gioco c'è tutto, però va bene, sono state due partite, il campionato è ancora lungo, noi cerchiamo di migliorarsi dalla stagione scorsa e niente, penso che quella equipa, quella squadra non mola mai sicuro. Forse non sono aspettato nessuno, anche perché la
la squadra con meno aerea della passata dei rinforzi, perché gli altri anni si diceva ogni anno la squadra è partita da zero, quindi si dava un po' di, diciamo così, il gruppo si deve fare. Quest'anno il gruppo c'è già, però sono mancati per una serie di clienti, secondo me i risultati, quindi come si può ovviare, migliorare, secondo te, a questa partenza un po' falsa? Sì, io direi che quello è calcio, non vince sempre la squadra che è più forte. Hai detto giusto che squadra c'è, ci conosciamo tutti, siamo forti, però la rotonda, come la partita contro il Bari, abbiamo dimostrato tutto, come la partita scorsa, però mancano solo i punti, manca solo il risultato e niente, come ho detto, qui Serie B non c'è partite facili, non esistono, ora devi evitare ogni partita. Male che ancora c'è 40 partite della fine, io non ho paura, penso che se continuiamo a giocare così e miglioriamo solo la parte offensiva, penso che facciamo un grande campionato. Una cosa di comune in quel Bielizza, tu hai già avuto l'onore di essere convocato dalla nazionale maggiore, Bielizza è stato messo in pizza per quelli che potrebbero ora o in futuro diventare allenatori della nazionale croata. Pensi che sia una figura capace di un compito del genere e cosa vuol dire appunto toccare la nazionale maggiore del tutto il croato? Che lo devo fare quella figura lì, perché un allenatore grande, come ha detto prima, come una persona, onesta, un amico nel campo, non solo per me, per tutta la squadra, e dopo la qualità, come abbiamo visto tutti come allenatore. È normale che gli piaci quelle cose quando te guarda una squadra come il Croazia, una nazionalità forte. Niente, penso che lui può fare grandi cose in sua carriera come allenatore. Cosa ti volevo chiedere? Abbiamo parlato dei tiri da fuori, però ci sono anche delle situazioni di quando arrivano ad esempio i cross da destra in cui tu spesso volentieri ti fai trovare fuori dall'area, invece dovresti andare. Questo te lo dice il mister oppure sei te che non gli dai ascolto e magari ti dimentichi? Perché è molto importante per gli esterni entrare dentro l'area per dare più anche difficoltà ai difensori che devono marcare poi i nostri attaccanti. Però quella è la seconda cosa che io devo migliorare. Devo tirare ancora un po' di più, secondo me anche Maratoni Mister è d'accordo con me. Devo tirare ancora di più e devo chiudere quella seconda palla che non è facile arrivarci, perché il nostro gioco è velocissimo, gli esterni devono essere aperti. Allora, quando sono aperto e va a palla veloce all'altro lato e viene il cross, difficile correre 30 metri in sprint e chiudere il secondo palo. So che è quella cosa giusta, io cerco sempre di migliorarmi come la tutta la squadra, per quello ho detto c'è ancora spazio per tutti per migliorarci, per ancora la squadra ancora cresce, però giochiamo bene e cresciamo ancora di più e non c'è la fretta, però ancora la squadra sicura. Ecco, questa annata potrebbe essere anche per te un'annata di lancio, no? Perché dopo l'anno scorso in cui hai avuto qualche problema, ti sei venuto fuori benissimo solamente nel girone di ritorno, adesso è tutto l'anno per farti vedere, speriamo ovviamente che tutto vada bene. E, vabbè, ovviamente la cosa migliore sarebbe andare in Serie A con lo Spezia, ovviamente. Normale, tutti cercavano di migliorarci la stagione prossima. Nessuno non sa dove arriveranno, perché la rotonda, abbiamo visto due partite che abbiamo giocato bene, però non possiamo fare i risultati. Allora, niente, cerchiamoci di migliorarci e vediamo dove arriveranno. Vediamo. Tutti speriamo che arriviamo alto, tutti andiamo insieme per la prima meta e vediamo dove arriviamo.
Ora c'è Salerno, campo largo, almeno da vedere la vedo del cane, quindi potrebbe essere una cosa positiva per voi, soprattutto per te magari che giochi negli spazi. Sì, non male, già abbiamo un po' preparato quella partita lì, sappiamo che è una sera calda, che è un campo largo. Come ho detto, il nostro gioco si sa, è il gioco degli esterni, veloce, i cross. Grazie Mario. Grazie.